Buongiorno a tutti, sia la gente che non molla per le bollette che ci stanno di fatto massacrando e mettendo in ginocchio, e sia i guerrafondai, buongiorno anche ai guerrafondai, ovvero tutti quegli italiani che sostengono quei partiti che continuano, nonostante la crisi energetica, nonostante il casino che c'è, continuano a inviare armi, no? Perché anche la Meloni, la cara Giorgia Meloni, il nuovo futuro presidente del Consiglio, continua, nonostante a tutti i problemi che abbiamo in Italia, lei, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, per non parlare di Letta and Company, ma ormai contano poco, continuano a mandare a inviare armi, a mettere soldi per inviare armare Kiev. E, mentre in Italia abbiamo un problemino pi non piccolo, ovvero non abbiamo i soldi per arrivare a fine mese. Quindi il buongiorno a tutti è semplicemente un buongiorno alla gente che non ha mai mollato, che non ha mai mollato per prima per la pandemia, non ha mai mollato per adesso per le bollette, anche se in tanti stanno chiudendo, e non mollerà magari se faranno scoppiare una guerra nucleare, perché continuando ad armare Kiev, grazie anche alla Meloni, si potrà rischiare una guerra nucleare, perché Putin secondo me non scherza. La cosa è certa, Putin è. Quando verrà messo con le spalle al muro, e forse verrà messo con le spalle al muro, io sono convinto che non dirà ho perso, Non dirà ho perso. E vorrei un vostro parere, Putin dirà, mo mi diverto io e vi sparo 250 missili nucleari, vi faccio fuori tutti. Io questo dubbio ce l'ho. Quindi prima di arrivare a questo magari usate un po' il cervello, no? Come consiglio generale. Diamo magari un consiglio generale a tutti, facciamo capire alla Meloni che continuare a mandare delle armi non è il modo migliore. Per fare una pace, volere una pace. Anche io non chiedo più pace a Berlu, pa, la pace con per ottenere la pace serve la guerra. Adesso non so dirlo in latino ma, e manco mi interessa. Io parlerei in italiano e basta. E, secondo me la pace si ottiene con la pace. Quindi hanno poco da dire, soprattutto con chi? Con un Putin che non è disposto ad arrendersi, non è disposto a dire perdo da Zelensky, anche perché Zelensky sta facendo, con tutto rispetto, sta facendo veramente il fenomeno, sta facendo il guerriero, vorrebbe fare il vincitore, ma con cosa? Con le armi dell'Occidente. La domanda che vi pongo, se Zelensky non avesse avuto il sostegno e tutte le armi dell'Occidente, avrebbe potuto fare la guerra con Putin? Avrebbe già perso dal primo giorno, il secondo giorno avrebbe perso. Quindi dobbiamo smetterla, secondo me, di dare armi, perché l'unico modo per evitare che continui questa guerra è dire basta armi. Diverse sono le sanzioni, diversi sono i rapporti commerciali, e anche se le sanzioni alla fine è stata una rivoltella puntata verso di noi e non verso di loro. C'è gente, come dice Cristina, che non arriva a metà mese. Quindi alla fine tutto questo ha portato la gente a non arrivare a metà mese, è veramente una cosa vergognosa. Quindi vabbè, basta. Vi voglio bene, vi faccio un augurio di buon sabato a tutti, magari ci siete più tardi perché ho due notizie importanti da darvi, però ve le darò nel tarda mattinata oppure nel pomeriggio. Ciao a tutti, buona giornata.